Ciao Manu, complimenti da tutta l'Italia e da tutta la Gazzetta dello Sport per questo grande onore. Ti faccio due domande se posso. La prima è che cosa si prova ad essere nella Hall of Fame? E la seconda è che cosa hai imparato nei tuoi anni in Italia che poi ti sono serviti per avere così tanto successo in NBA in particolare? Okay, my Italian might be a little rusty, but I'll go for it. Inaspettabile. No, no, non avevo mai sognato di essere in questa situazione. Come voi sapete, sono nato in Argentina, una città piccola. Se sognavo con giocare nella nazionale, forse andare un giorno in Europa e fare bene, però questa carriera impensata. Essere stato eletto 4 anni dopo la mia ultima partita, è un altro regalo della mia carriera. Pensavo che già non ci sarebbero più, però continuano ad avere sorprese. Contentissimo. Riguardo a cosa ho imparato in Italia, credo che in Italia, coach Gevia e Messina mi hanno trasformato da un giocatore talentoso, agile, che faceva la giocata bella, a un giocatore completo che capisce quello che una squadra necessita, ha bisogno. Sono diventato più un uomo, più un giocatore di squadra, più un adulto. Prima era solo per istinto. Allora, sì, ho sempre apprezzato quello che hanno fatto per me, tanto loro individualmente come le squadre in quale ho giocato. È stata una bellissima esperienza e sono arrivati nelle States più capace di affrontare quello che mi aspettava qua, no? Avere un allenatore come Popovic, una squadra come gli Spurs, dove è stato molto necessario. Ci ho provato. Grazie. Grazie. Complimenti ancora. Grazie.